sentito il tuo, però insomma ci troviamo spesso. Noi per esempio abbiamo fatto un appello rivolto, io sono RSU, sono anche il direttivo della FLC come minoranza, sono nel consiglio d'istituto della mia scuola, a tutti i lavoratori e naturalmente agli RSU, possibilmente sindacati di base, sindacati confederali, per impostare il rinnovo del contratto in maniera completamente differente da come è stato impostato fino adesso dai sindacati. Perché diciamo, riteniamo questo elemento del contratto come un elemento secondo noi fondamentale, cioè un punto di raccordo, non l'unico punto, un punto importante dentro, diciamo, possiamo dire, la battaglia di resistenza che portiamo avanti dalla legge, insomma, dalla legge dell'autonomia fino ad oggi, insomma. Io forse quando c'era la legge dell'autonomia stavo all'università, quindi l'attacco viene da molto tempo. Perché, cioè, riteniamo che l'essenza della legge 107, che poi ha varie facce, l'aumento del potere del dirigente scolastico, e l'alternanza scuola-lavoro, la meritocrazia, cioè la meritocrazia, cioè l'idea per cui il lavoratore viene considerato come un individuo e non come appartenente almeno una categoria, non dico la classe operaia, insomma, sarebbe molto, però proprio qui c'è il rapporto individuale tra Stato e individuo, e poi anche il preside che deve svolgere sempre di più le funzioni del prefetto, cioè del prefetto nel senso che la meritocrazia passa per il dirigente scolastico, cioè se il dirigente scolastico ha una sua autonomia, fondamentalmente la meritocrazia non funziona, cioè non funziona come disegno di scuola, allora anche il dirigente scolastico deve essere valutato, non premiato, perché questi non vogliono spendere minimamente i soldi per premiare i presidi, insomma, per pagare di più vorrebbero spendere tantissimo, ma qui appunto la premialità va di basso, cioè se non fai tutta una serie di passaggi, di riforme eccetera, noi ti dequalifichiamo, insomma, ti togliamo il lavoro, quindi il ricatto è a cascata, insomma, cioè dal ministero al dirigente scolastico, ai docenti e agli studenti attraverso il meccanismo perverso dell'alternanza scuola-lavoro. Quindi diciamo è un progetto, qui ho sentito con molto interesse l'intervento dello studente, dell'Alessandra, cioè un progetto che c'è un'ideologia chiara, il ricatto, cioè la logica del ricatto. Lo strumento della meritocrazia e la difficoltà, scusate adesso interrompo nell'appello, che noi lavoratori della scuola abbiamo nel propagandare quello che secondo me è ovvio, cioè che una categoria se non viene, se non ha rinnovo contrattuale dopo anni e se ha dei carichi di lavoro che aumentano considerevolmente, cioè abbiamo un aumento pari all'inflazione. Quindi cioè, se noi abbiamo un contratto bloccato per 10 anni, dobbiamo ricevere 300 euro d'aumento, non 80 euro nella forma del bonus individuale eccetera, cioè sarebbe la logica, insomma, dire questo. Perché questo discorso non passa, cioè passa, insomma, alcuni ci seguono, insomma, però perché non passa in molti docenti e non passa nel sindacato? Diciamo perché negli ultimi anni, e qui vengo a un discorso un po' più generale, cioè la logica della meritocrazia è diventata uno strumento di invidia sociale, cioè c'è l'invidia sociale fondamentalmente, e i lavoratori della scuola lo sentono questo, no? Cioè, perché devo chiedere 300 euro d'aumento quando altri lavoratori non hanno avuto l'aumento? Quindi ai lavoratori purtroppo in questa fase manca una visione, ma scusate se uso questa parola, che è confederale, cioè, non perché i sindacati confederali
federali, in genere vengono visti come concetto lì. Però il concetto di confederalità serve a questo, cioè a farci percepire i lavoratori come la parte che costruisce la ricchezza del paese, e che quindi tu devi, essendo consapevole del ruolo che svolgi, cioè l'insegnante, essendo consapevole del ruolo che svolge, cioè forma le nuove generazioni, dà agli individui, e i genitori lo sanno, gli strumenti per comprendere il mondo in cui vivono e poi anche per lavorare, deve essere pagato. Il medico tu non puoi non pagarlo, no? Cioè sarebbe assurdo se dicessi, ma il medico lavora quello che lavora e non da 600 euro al mese come quello che raccoglie i pomodori, cioè, con tutto il rispetto a quelli che raccolgono i pomodori, però cioè, voglio dire, molti lavoratori hanno perso, secondo me, la consapevolezza del lavoro che svolgono, e la legge 107 ha funzionato, diciamo, ma non è solo la legge 107, secondo me è proprio la scuola di progetti, no? Che nasce dalla legge dell'autonomia, cioè una scuola dove, basata sulle competenze, sulla costruzione di progetti, sulla riduzione del valore della didattica, cioè fondamentalmente una scuola orientata, come diceva bene lo studente, alla vita. Cioè la vita e la scuola coincidono in una logica in cui manca la profondità. Cioè, noi marxisti in teoria dovremmo opporre a questa logica un'idea della scuola come strumento di emancipazione dell'individuo attraverso il lavoro, come sostiene la Costituzione. E per farlo dovremmo recuperare un po' l'idea di società, no? Nel senso che ci hanno sempre fregato dicendo, ma poi, come diceva bene Alessandra, la scuola serve anche al lavoro, ma cioè, la sua funzione non è che da un lavoratore da spendere, cioè, immediatamente. La sua funzione dovrebbe essere quella di creare un lavoratore cosciente, capace di rivendicare i propri diritti, capace di organizzare la società. Questo dovrebbe essere il senso della scuola per un comunista, insomma. E chiudo l'intervento. Quindi vabbè, diciamo che la nostra piattaforma si basa sulla richiesta di un aumento salariale, però accompagnato ad una critica della premialità, insomma, cioè tutta una serie di interventi sul piano normativo che in sede di contrattazione dovrebbero contrapporsi alla logica della legge 107. Quindi usare il contratto come strumento per depotenziare la legge 107. Noi abbiamo fatto in parte con le lotte che abbiamo fatto e con pure tutta la trattativa che abbiamo portato avanti sul tema del merito. E quindi voglio dire, scusate, mi sono perso nel ragionamento, e vado alle conclusioni, perché che la scuola che il capitale finanziario ci sta proponendo, ma diciamo il capitale in generale, questa differenza tra capitale produttivo e finanziario è molto labile, però diciamo che per difendere un po' la piccola borghesia che si è un po' venita, no? Però la scuola che è un capitale finanziario, le istituzioni europee, diciamo, ci sta proponendo, anche se parla sempre del rapporto con la vita, è quanto di più distante c'è dalla vita, cioè dalla riproduzione della vita. Ecco perché a volte noi diciamo, ma le loro logge, le loro leggi non funzionano, ecco, per esempio tu dicevi questo e la collega diceva no, hanno funzionato perché per il loro interesse hanno funzionato. A parte la resistenza che uno mette in campo attraverso le lotte, ma come dire, cioè quest'idea che non c'è un programma nazionale, quindi se non c'è un programma nazionale non c'è neanche l'idea di paese, no? C'è tutto fuori di ragazzi con dei programmi nazionali entro i quali esiste la libertà di insegnamento, perché se tu dici invece no, non c'è nessun programma nazionale, non si decide, quindi ognuno decide come vuole. Allora se ognuno decide come vuole ci sono l'anarchia di quelle che Marx chiamava le forze libere del mercato, quindi gli imprenditori che entrano nei progetti, eccetera, il caos più generale. Sì,
appunto dicendo, insomma, questa cosa che io lo vedo nella mia scuola, che questa roba effettivamente non funziona. Cioè crea una quantità enorme di lavoro burocratico nelle scuole rispetto al quale, cioè pure i presidi diventano pazzi, i docenti non capiscono niente, gli studenti vengono rimbalzati da una parte all'altra, poi c'è l'ansia, perché poi devi fare interrogazioni, tu sei l'ansia dei compiti, delle prestazioni, eccetera, quindi non è vero che una scuola non è ansiogena, è una scuola che porta l'ansia al massimo, perché non puoi dire ho visto 100 film, cioè quello dice ma io te l'ho fatto la tecnologia e matematica, devo fare un programma di matematica, pure come coscienza, no? Personale. E quindi noi dobbiamo avere fiducia di questo, cioè del fatto che, ecco perché la determinazione della lotta e anche mi sono pure un po' rotto le scatole di queste date, di scioperi, di un'altra, eccetera, ma anche riuscire a costruire, per avere la fiducia che chi lavora nella scuola, anche se non ci ascolta oggi, io mi ricordo l'alternanza scuola-lavoro all'inizio nessuno ha fatto caso, cioè solo i comunisti ci hanno fatto caso, cioè chi non aveva una visione politica non ci ha fatto caso, anzi diceva ma questa è una cosa buona in fondo. Poi, come dire, è nella sua realizzazione concreta che ha manifestato tutte le contraddizioni cioè originali. E quindi, ecco, avere questa profondità di vedute che è tipica dei comunisti, accompagnato a un lavoro certosino nel luogo di lavoro, e come diceva Alessandro, è un po' difficile per l'università, proprio le cose che dicevi tu, di allargamento della visione. Ecco, penso che non oggi, ma la scuola vivrà in maniera ricorrente dei momenti di conflitto, proprio perché il progetto è assurdo, cioè va contro la rivoluzione, scusate, della vita umana, oltre che della libertà. Grazie.